Senti, do la mia pistola. Tu mi dai un vaso. Beh, non saprei. Io t'ammazzo. E tempi quelli di 3D Movie Makers? Salve felice gente di YouTube e di internet. Oggi sono tornato e con un altro gioco per DOS. Lo so, volete vedermi soffrire su quelli per Nintendo, ma finiscono fin troppo presto, quindi vi offro qualcosa di nuovo della mia infanzia, perché io sono sopravvissuto semplicemente di DOS e PC. Ho avuto il Nintendo, si è rotto, ho avuto l'Atari 2600, si è fuso, quindi non ho avuto mai una certa fortuna con le console, anche se in futuro potrò prenderne qualcuna. Ad ogni modo, torneremo a parlare di videogiochi DOS, Nintendo quando ci parla più comodo. Quest'oggi parleremo di Jill. Non quella Jill. È logico che tornerò anche a giocare Resident Evil, perché ci ho già giocato una volta, non l'ho mai finito. Magari in un giro ci riuscirò. Del resto, si può tranquillamente dire che sto parlando di Jill della giungla. È un vecchio gioco dell'Epic Mega Games. Caro Tim Sweeney, io sono stato un programmatore di 00T, niente di speciale, ma comunque sempre fatto dell'Epic Mega Games. C'è stato un Real, c'è stato anche Jill. Jill è un platformer con piccoli tratti puzzle, ma è molto molto semplice come primo episodio Shadow, vedrete perché. Attualmente mi posso mangiare i livelli a una velocità strabiliante senza guardare i segreti. Volete vedere? Mi ci dedico subito. Ed ecco a voi Jill, uno dei capolavori della Epic Mega Games al tempo. Ne hanno fatti tanti di giochi. Questo è uno di quelli. Adesso, questo non è il solito gioco spara-spara, però si avvicina comunque in certi sensi. Vediamo un po'. Sì, adesso riconosco i tasti. Da qui non si può più risalire. Siamo comunque nella mappa. Di regola qui non si dovrebbe morire, ad ogni modo. Di qui infatti si prendono i vari livelli. Ecco la prima arma, è un coltello, ma ha una funzione decisamente strana. Lo si deve lanciare, alcune volte torna, alcune volte no, dipende da come li prende in testa. I nemici qui pure sono una certa originalità, ma nemmeno tanto, per far poco vi faccio vedere qualcosa. Qui è bello, voglio ammazzare questo. Magnifico. Oh, un coccodrillo, ciao coccodrillo. Sì, è abbastanza semplice, anche se alcuni puzzle possono diventare un po' ostici. Epic! Mio. Questo segnetto Jill ha una funzione particolare, poi vedrete. Ed ecco a voi uno dei miei nemici più odiati, il ranocchio. Questo perché mi segue e salta. Torna qui. Bene, questo qui non posso colpirlo. Ecco perché li odio, sti bastardi. Guarda. No, il pugnale. Ah, adesso è una questione di principio. Guarda, no, che deve schiattare. Ok, perfetto. Le mele mi aiuteranno. Ah, al volo. Questo è messo verso terra. Non posso lanciarli. Abbassare, no? No.
Lì però intravedo qualcosa. Potrebbe essere un segreto abbastanza interessante, se non fosse ci sono delle spine. Io ci tengo. Viva! Queste sono invincibili se non sbaglio. Lo sono. Ok, con tutta calma. Vediamo di non farci troppo male. Ottimo. Vai. Oh. Sembra invincibili sono. Vabbè. Vai. Corri, 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 perfetto. C'è qualcos'altro bisogno? No, però vedo questo. No, che fregatura! Andiamo. Devo raggiungere quel posto. Altrimenti non mi do per vinto, non mi do per vinto, vai. Sali, 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 sali. Sì, e ora? Qui non c'è niente. Ma che pro allora? Poi un po'. Grazie tante, mi avete pure bloccato che ci posso andare lì. Oh, forse devo tornare indietro. Sono rimasto fregato, pazienza. Ora, queste sono varie notizie che mi vengono presentate così scritte a pura fantasia di come gli altri vari di personaggi di altre case produttrici si arrendono alla magnificenza di questo titolo e questo protagonista. Avevano una bella fantasia al tempo. Oh, davvero? Bene. Ah, ecco il mio pugnale. Sì, come avete notato, perdo l'arma tra un livello e l'altro, quindi non posso tenermene con me. Sì, questi tipi camminano basso. Oh, non le vespe. Odio le vespe. No. Queste sono invincibili pure, da come avete capito. Bam. Che ho ammazzato. Basta salute, occhio. Grazie. Grazie gioco, ci vuole proprio. No. Beh, se faccio così. Trucchetto. Questo posso saltare più in alto. Potrebbe essermi di utilità se vorrei raggiungere qualche segreto più sopra lì. Con quelle vespe però. Ma sai cosa? Rischiamo. Eccoci nuovo qui fuori. Ehi, c'è una liana lì. Crepa. Yay. Mele. A dozzine. Perché sono tutte già mozzicate a proposito? Chi è quel bastardo che me le mozzica prima che me le possa mangiare io? Ok. Ho preso il mio bonus. Sotto forma di nemici extra. Sembra che balli certe volte. Diamoci da fare. Mi ero dimenticato di questo. Yay. Altra chiave. Una mela extra. No. Super Mario, giusto? Sì. Hanno inserito sì e no tutti i personaggi più famosi. Cosa c'è qui? Ehi, nemmeno mi ricordo che c'è un livello là. Bravissimo Massimo. Questo è livello 7. Che salto.
Questa è un'altra arma. È ottima per distruggere la roba che si può distruggere attualmente. Questa è tutto distruttibile. Ah sì, è Jill, non sa nuotare, però può tranquillamente entrare nelle cascate. Bene. Oh no! Dannazione Jill! Sei una mazza, ne dovresti saper nuotare. Ci credo che si sentono quelle risate quando schiatti. Vai, vai. Che c'è qui sotto? Oh! Udile! Ah, ecco perché. Mi credevo perché c'erano due liane qui. Bam. Addio coccodrillo. Bene, questo salto extra mi sarà sicuramente utile. Oh, mela. Yeah, yeah. Ah sì, davvero? Ah, me ne frego. Non salvo. Io salvo solamente quando devo chiudere la puntata. Altrimenti non si fa. Vai su? Non ancora. Ora prima esplorare questo piano. Oh. Non ancora, non voglio andarci su. Voglio prima ammazzare queste bestie. Ce ne sono ancora? Sì. Aia. Ed ecco cosa significano questi simboletti. Questo trasforma in queste bestie. Un'arma abbastanza interessante che per fortuna non utilizzo mai contro di voi, se non certe volte precise. Comunque oh mia, wow, quel soffio. Addio cocco. Ah, che fregatura, bastardi. Proprio sotto a me doveva cadere. No, stavolta non si casco. Sì, e potete finire il livello in forma di questo bastardino. Anche se salendo più sopra sicuramente c'era il simbolo di Gila che mi faceva diventare di nuovo umana e c'era qualche bonus in più, ma chi se ne frega. Ne prenderò uno qui. Ehi. Non ho armi con me. Ora sì. Ah, ma forse sono fregato. Adesso non mi male che aspettarlo. Sì, ma ci metto una vita ad ammazzarlo così. Muori vipera. Voglio i punti, vieni Viper. Oh. Ti voglio bene Viper. So. Ed ecco da dove è arrivata l'idea di fare Snake sui cellulari Nokia. Era ora. Comunque mi ha preso, vabbè, pazienza. Miam. Oh, granchi. Ho preso un granchio. E anche due. Mi piccherete alla fine di questa puntata. A me. Bene. Oh, i fantasmini di Pac-Man. Questi sono i principi, penso, sì. Lo sono. Ah. Oh.
sono disarmato adesso, tutto perché c'è stato un bug nel gioco adesso. Magnifico. Dovrò cavarmela così disarmato ora. C'è qualcosa qui? Un'arma? No, eh? Peccato. Oh, per fortuna ne hanno messo una di scorta. Forse lo sapevano già che c'era sto problema qui. Ah, o forse quelle rientranze nei muri hanno fatto apposta. Temo di sì. Oh. Non è giusto, non c'era la fiamma. Ovviamente serve una piccola spinta. Ma che bastardi. Come si fa? Ma quante palle però. Addio vipera. Wow, questo però non soffre. Arrabbiato, chi se frega. Eva, questo è il bonus, ma mi serve un'altra gemma. Questa è una mela. Chi si tratta? Oh, Duke Nukem, bravi. Non vi faccio leggere nulla perché sono bastardo. Ultimo livello per oggi. Ecco cosa intendevo per gli oggetti che si possono distruggere. Preparatevi a un bel casino di rumori. Ora non tutto va distrutto in questo livello. Alcuni pezzi vanno lasciati per permetterti di salire su. Altri invece vanno decisamente distrutti. Opera. Ok, va ancora distrutto qualcosa. Vai, demolisci tutto. Demolisci un bel. Perfetto. Ho già finito questo livello. Mamma mia, penso che questo episodio durerà decisamente poco. Bene, adesso continueremo la prossima volta. Ehi, c'è un mio vecchio salvataggio qui, credo che risalga da quando, non so, da quando ci giocavo da bambino. Magnifico, dopo lo vedo qua se mi sono fermato. O anche adesso. Ma cosa mi ero fermato lì? Oh, al secondo livello. Magnifico, fantastico. Sì, chill, fa male, fa molto male.